non voleva che sua figlia venisse curata nell'ospedale di Dolo e ha minacciato i sanitari del 118. Se si fossero diretti in quel nosocomio, li avrebbe speronati. E così la bambina, che accusava problemi respiratori, è stata portata a Padova. Ma il papà è stato denunciato per violenze e minacce a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Protagonista dell'insolito episodio è un 41enne di Santa Maria di Sala, che a quanto pare non ha un buon ricordo dell'ospedale dolese. Ai medici giunti in ambulanza non ha permesso nemmeno di visitare la piccola. Ha imposto loro di caricarla nel mezzo e di portarla a Padova, altrimenti li avrebbe speronati. In effetti, per l'intero tragitto, l'uomo è rimasto incollato all'ambulanza, nonostante l'alta velocità, 130 km, rischiando davvero lo speronamento nel caso i sanitari avessero rallentato. I medici, per assecondare la sua volontà, sono stati costretti a violare il protocollo, che prevede sia il 118 provinciale a gestire gli spostamenti e i percorsi. E per questo e le minacce, appena giunti nel nosocomio patavino, hanno fatto intervenire polizia e carabinieri. La figlioletta intanto è stata però visitata e curata bene.